Neppure il tempo di metabolizzare le scelte di Jonas Berami e Teresa Ciglia, che negli studi di Maria De Filippi a Uomini e Donne è già tempo di presentare i nuovi tronisti. La conduttrice li rivelerà al proprio pubblico la prossima settimana. La puntata è stata registrata il 28 gennaio 2015, nello stesso pomeriggio in cui Teresa ha effettuato la sua scelta. E in un certo senso si mantiene una continuità con il trono della giovane siciliana e tra poco vi sveleremo il perché. Non prima di avervi dato conto, qualora non ne foste a conoscenza, della mesta uscita di scena di Andrea Cerioli. L'ex GFino ha abbandonato il programma senza aver effettuato alcuna scelta. Come vi anticipavo, Maria De Filippi ha offerto il trono a Fabio, il modello italo-argentino che ha conteso a Salvatore il cuore di Teresa Ciglia sino alla fine. Fabio, il corteggiatore preferito di Tina Cipollari, subito dopo la scelta è stato raggiunto nel backstage da Maria De Filippi, che gli ha offerto la possibilità di rimettersi in gioco immediatamente. L'insegnante di fitness d'altronde si era tenuto la porta aperta, non essendosi mai sbilanciato con Teresa, alla quale aveva sì regalato la collanina di sua nonna, ma non le aveva mai dichiarato il suo amore. A far compagnia a Fabio non uno, ma ben due tronisti. Il nuovo volto femminile del trono classico si chiama Valentina Dallari, 21 anni, di Bologna, fa la rappresentante di abbigliamento e la PR. Valentina si definisce una ragazza con le idee chiare e molto determinata. È single da marzo dell'anno scorso. Il terzo tronista risponde al nome di Amedeo Andreozzi. Il ragazzo è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Il modello corteggiò Teresa Ciglia nella poco fortunata edizione del Trono Under o Ragazzi e Ragazze. Amedeo confessa di avere un brutto carattere e di non essersi mai innamorato in vita sua. Ci riuscirà Uomini e Donne?